Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è un video molto diverso dal solito, so che molti di voi lo stavano aspettando. Si tratta di un'intervista anonima che siamo riusciti a fare ad un dipendente Amazon. Abbiamo parlato con lui di molte cose, in particolare riguardo alla vita lavorativa in Amazon, so che sono cose che interessano molti di voi, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo direttamente con l'intervista. Da quanto tempo lavori con Amazon? Ho lavorato per Amazon 8 mesi. Ho Qual è il tuo ruolo in Amazon? fatto sia il Rebimer che l'indattista. In che cosa consiste il tuo lavoro? Allora, faccio prima questa precisazione. Il mio reparto si divide in single e in multi. Nel single ci arrivano soltanto gli oggetti singoli, quindi per fare un ordine con un solo oggetto. Al multi, tutti gli ordini con più di un oggetto. Io ho lavorato come indattista e rebinista, e l'indattista si occupava di mandare gli oggetti al rebinista. Quindi arrivava una cesta che chiamano tot, con dentro gli oggetti, si prendeva un oggetto, si scannerizzava, si metteva dentro un tray, che è una cesta un pochettino più piccola di cartone, e si mandava al rebinista. Il rebinista gli arrivava l'oggetto, in questa tramite i nastri trasportatori, la postazione gli diceva, scannerizzava direttamente il codice a barre che si trova sul tray, e tramite un display posto sulla postazione gli dice il numero dello scaffale, che sta alle spalle del rebinista. Lo scaffale è detto anche wall. Quindi mi stai dicendo che quello che abbiamo visto tutti sui servizi di report, con gente che corre all'interno del magazzino con al collo quel timer, quell'oggetto che funge da controllo del tempo, mi dici che questo al momento non avviene in Amazon? Nel mio magazzino non avviene, nel magazzino di Passocorrese non avviene. Abbiamo comunque un sistema di valutazione in base al rate, praticamente in 8 ore di lavoro, allora tu dovresti avere una media al Rebin di 480 oggetti lavorati. In base alla quantità di lavoro che ci sta, ovviamente devi correre, nel senso che non puoi mai stare fermo. Però non è che abbiamo un timer, gente che ti strilla se vai piano o non ti fanno andare al bagno. Sei prettamente libero. Ovviamente, se vuoi continuare a lavorare per Amazon, determinate cose è meglio che non le fai. Cioè, se tu vai troppo piano o se tu fai spesso pause per il bagno, diciamo che il rinnovo a scadenza del contratto, quindi la proroga, te la soldi. Quindi su di voi viene fatto un controllo qualità da parte del sistema e dei superiori? Se ci sta un controllo qualità, se io non mi accorgo che l'oggetto è danneggiato e ne mando più di due danneggiati, quando il pagher lo segnala, vengono a controllare, viene un addetto al quality check che ti chiede se prosegui tutte le procedure, ti fanno una serie di domande per capire come lavori, se lavori correttamente, se segui le loro regole e perché eventualmente non ti sei accorto del danneggiato o dell'oggetto magari che era mancante. Quindi è possibile che un picker prenda dallo scaffale un oggetto che è già arrivato danneggiato ad Amazon? Sì, succede. In quei casi, se l'oggetto è di un fornitore terzo, viene rimandato al fornitore. Che tipo di contratto hai? Al momento ho finito la mia missione in Amazon, si chiamano missioni. Il contratto sono due tipi: il full time da un mese, poi a seconda di come uno lavora, viene prorogato per fino al massimo di 3 mesi. E un MOG. Il MOG è un monte ore garantito. Io avevo questo tipo di contratto, cioè hai 2 giorni a settimana garantiti, il resto viene comunicato quando devi venire al lavoro tramite messaggio sul cellulare 24 ore prima. Venivi pagato regolarmente? Sì, ogni 15 del mese, se il 15 era un festivo, venivi pagato il 13. Partendo dalla tua posizione in Amazon, pensi sia realistico e possibile, fare carriera? Con molto impegno, è possibile. È difficile perché non ti dicono esattamente cosa devi fare per passare da determinato con agenzia interinale a assunto direttamente con Amazon, ma è possibile. Gli orari di lavoro sono rigidi o fate straordinari? E se sì, quanto spesso? Allora, gli straordinari io con il mio tipo di contratto non potevo farli, non erano previsti.
In 8 mesi di lavoro ai full time è stato chiesto almeno durante il mio turno pochissime volte, penso intorno alle 6 volte, per un massimo di 30 minuti lo straordinario da Amazon. Sai se gli straordinari vengono pagati regolarmente in busta paga o no? Gli straordinari vengono regolarmente pagati in busta paga, sì. Tutti, anche le maggiorazioni domenicali, le notti, fino al 50%. Trovi tutto in busta paga, maggiorazioni del 20, 30, 40 e 50%. E tu e i tuoi colleghi trattate o avete sempre trattato bene, diciamo, gli oggetti da spedire o hai visto magari qualcosa che non andava? Allora, come in tutte le realtà lavorative, c'è chi lavora bene e chi lavora male. Io personalmente non compro più materiali elettronici da Amazon a livello di componenti del PC perché mi è già successo che arrivassero rotte e entrando là dentro ho visto il perché. Perché va bene, c'è gente che tira, tra virgolette, gli oggetti all'interno dello scaffale, quindi componenti delicate che non sono imballate con la carta da imballaggio. Vengono rovinate e potrebbero arrivare rotte. Ma lampadine, oggetti di informatica, vengono proprio lanciate, molti li lanciano. Io ho notato quando arrivano gli oggetti che spesso sembrano sì imballati nella scatola di cartone della giusta misura, ma spesso c'è poco imballaggio, cioè c'è poca carta che non consenta all'oggetto poi di muoversi all'interno del pacco. L'hai notata questa cosa? Cioè, avete delle linee guida su questo oppure no? A questa domanda non so rispondere perché non avendo mai fatto pack, non so esattamente le linee guida del packaging. So che devono attenersi a delle regole che gli spiegano quando si entra a lavorare, ti fanno un corso, un breve corso. Consiglieresti ad un amico di lavorare in Amazon? Assolutamente sì, se ha voglia di lavorare e non ha paura di stare sempre in movimento. Assolutamente sì, è un ottimo lavoro, si lavora soltanto 8 ore al giorno, tutto pagato, come ho detto straordinario a seconda del tipo del contratto li fai, ma sono comunque pagati al massimo mezz'ora. Per me sì, è un ottimo tipo di lavoro. Mi puoi dire brevemente come avvengono i resi su Amazon? Che cosa avviene dal momento in cui Amazon riceve un pacco che è stato reso? A questa domanda non so rispondere perché non ho mai seguito questo processo. Hai avuto la percezione o sei venuto a conoscenza del fatto che alcune persone operano delle truffe con i resi su Amazon? Sì, ne sono venuto a conoscenza, so determinati meccanismi che usa la gente per farsi rimborsare il costo dell'oggetto per intero prima della fine della garanzia di 24 mesi che Amazon ti dà. Ad Fammi un esempio. esempio, ci sta gente che ha pesato l'oggetto e ha inviato il corrispettivo in mattoni. Quanto tempo passa tra la spedizione del reso da parte di un cliente e l'effettivo controllo manuale da parte di un addetto Amazon, sempre se c'è un controllo manuale? Teoria, il controllo manuale c'è, è previsto dalle linee guida, però non so quanto poi lo mettano in pratica. Tu utilizzi Amazon per acquistare? Sì, ovviamente utilizzo Amazon come tutti per acquistare, però come ho detto la roba riguardante l'informatica non la compro più. Quale pensi che sia il futuro di Amazon da qui ai prossimi 5-10 anni? Dominio assoluto, se continua così avrà il monopolio. Raccontami in breve una giornata tipo di lavoro in Amazon. Si dividono su 3 turni. C'è il turno della notte che è 10:30, 6 di mattina. Il turno di mattina che è dalle 6 alle 14. E poi c'è il turno del pomeriggio che è dalle 14:30 alle 22:30. Si beve, già sei davanti alla lavagna in cui ci sta la foto con la tua postazione. Si fa un briefing in cui il manager ti dà dei piccoli consigli sulla sicurezza, sulla qualità, ti parla del volume che avrai in giornata del lavoro. Si va alla postazione e si lavora. La prima pausa, se fai mattina, c'è alle 10. È una pausa di mezz'ora pagata. Dopodiché si ricomincia a lavorare fino alle 2. La pausa dura mezz'ora, però devi tornare alla lavagna, da dove è iniziato il turno,
entro 5 minuti prima della fine della pausa perché c'è un altro briefing. Quindi loro, per non avere tempi morti e farti lavorare 8 ore, ti chiedono di arrivare un po' prima a inizio turno, un po' prima a fine, durante la pausa, e poi si stacca alle 2. Se tu alle 2 stai mettendo l'oggetto, loro non gli interessa, devi chiudere e andare a casa. Perché poi ogni minuto dopo le 2 e 10, mi sembra, è straordinario. E loro non vogliono giustamente farti fare straordinari, ma questo è un loro diritto, aggiungerei. Ovviamente no. Avete delle regole di comportamento all'interno, di movimento, di attuazione? Assolutamente sì, Amazon ha delle regole chiamate i movimenti smart, sono dei movimenti che uno deve fare, saresti obbligato a fare per la tua sicurezza fisica, in modo tale da non sollecitare la schiena, le braccia, ad esempio non puoi portare le braccia oltre le spalle, per piegarti devi abbassarti con le ginocchia. Quando ti alzi devi alzarti con le ginocchia. Se un oggetto supera 12 kg devi chiedere al collega di darti una mano. Le pedane, più di 5 non puoi impilarle da sole. Sono molto attenti ai regolamenti, alla sicurezza specialmente. Tengono molto alla sicurezza del lavoratore. Qual era il tuo trattamento economico? In sostanza, quanto guadagnavi con Amazon? Era a seconda di quanto uno lavorava, ti dico, a luglio dell'anno scorso, durante il Prime, ho lavorato 25 giorni e ad agosto ho percepito uno stipendio di 1.700 e passa euro. Perché non lavori più con Amazon? Io spero di poter tornare a lavorare con Amazon, mi sono sempre comportato, tra virgolette, bene, quindi ho sempre lavorato, ho accettato tutte le espansioni, sono sempre andato nei giorni obbligatori. Spero di poter continuare a lavorare con Amazon. Ovviamente c'è una scrematura e bisogna aspettare che ti contattino direttamente loro. Ovviamente c'hai un massimo di 4 proroghe. Finite quelle 4 proroghe, l'agenzia interinale fa terminare la tua missione. Questa intervista giunge così al termine. Io personalmente ho chiesto a questo ragazzo tutto quello che mi è passato per la testa relativo al mondo e soprattutto all'operatività di Amazon, che è una cosa che non viene fuori praticamente in nessun modo. E vi invito inoltre a lasciare un commento relativo alla vostra opinione sul mondo Amazon e anche su quello che è stato detto in questo video. Colgo l'occasione, dato che nel frattempo che abbiamo registrato queste immagini è scoppiato poi la pandemia, coronavirus, quindi questo ha modificato il modo di vivere di ognuno di noi. Come sapete, in particolare io e Stefano adesso stiamo lavorando separati, stiamo facendo le live anche separati tramite call su Skype. Stiamo cercando però di mantenere per voi che state a casa una certa quotidianità, quindi stiamo cercando di mantenere la live del martedì su Twitch, quella del venerdì su YouTube e anche qualche video ove possibile. Ovviamente quello che abbiamo potuto fare in particolare è aumentare il numero degli streaming che facciamo su Twitch, quindi se ancora non vi siete iscritti e volete rimanere in contatto con noi adesso che state anche voi più a casa, questa è assolutamente una buona occasione, trovate il link in descrizione. Io per adesso vi saluto e vi mando un fortissimo abbraccio da parte mia e anche di Stefano, che purtroppo in questo video non c'è, e vi aspetto al prossimo video o live che troverete su questo canale. Un saluto.